Ugo, 40 anni, giusto? Serie doppia con il Perugia, perfetto. Serviva Campagnaro, hai chiuso la tua carriera in maniera quasi da sogno? Sì, sono molto contento perché la salvezza così, secondo me per la mia carriera è una retrocessione bruttissima finire così. La salvezza alla fine secondo me mi rende molto contento, siamo tutti molto contenti, abbiamo festeggiato un pochettino. Non volevamo questo tipo di campionato, però alla fine adesso siamo allegri perché poteva andare peggio. Nella tua carriera ci sono tante pagine bellissime, penso alla finale mondiale, penso alle partite col Napoli, con l'Inter. Ecco, se mi dovessi dire come intitoleresti il capitolo di questo play-out con il Pescara, che diresti? No, veramente questa è stata una settimana molto tosta e adesso non mi viene niente in testa, però comunque delle allegrie che ho avuto io nella mia carriera e dopo questa settimana conquistare una salvezza del genere mi rende molto molto contento e questa qua sicuramente sarà una delle partite, anche se abbiamo perso sul campo, che rimarrà molto più impressa nella mia testa. Ma siamo proprio sicuri che smetti? Sì, sicuro, avevo deciso già dall'inizio del 100%. 100%, sì, sì. E cosa farà Campagnaro? Non lo so ancora, sto facendo il corso d'allenatore, poi bisogna decidere se riesco a fare qualcosa in quel settore lì o altrimenti vediamo, ancora è incerto. Dai, che non ci crediamo che con Sebastiani non hai già qualcosa con il settore giovani. No, guarda, devo parlare ancora, comunque mi piacerebbe, siccome vivrò a Pescara, mi piacerebbe lavorare nella società. Poi, credo che dopo questa serie play-out nessuno ti potrà dire di no. No, sono cose che ho fatto come calciatore, non c'entra niente per quello che posso fare anche come un altro lavoro, allenatore o quello che sia, dunque ecco. Bisogna sempre dimostrare Enrico, sia in campo che fuori. Do l'auricolare a Ugo Campagnaro, sì. Aspetta Massimo, gli do l'auricolare e così vi ascolta. Intanto un attimino solo. Sì, mi dai l'ok Ugo? Perfetto, sente lo studio, eccolo. Intanto i complimenti. Grazie. Che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri, Ugo, tra l'altro ci siamo sentiti proprio il 27 giugno, anzi il 26, per un'intervista che abbiamo pubblicato su Rete8.it, hai parlato molto bene di Oddo, tra l'altro tu sei arrivato l'anno di Oddo, i primi 90 minuti a Trapani quando Oddo trovò l'assetto ideale con la banda Bassotti, così veniva chiamata all'epoca. Ecco, che sensazione hai provato al termine di questa partita, perché chiaramente hai incrociato un allenatore di cui hai parlato sempre molto bene. Sì, ho parlato sempre bene perché mi sono trovato benissimo già dall'inizio quando sono arrivato, è stato un anno stupendo quello che abbiamo conquistato la Serie A, dunque quello rimane impresso nella memoria. Poi va bene, adesso tocca affrontarlo come avversario, come rivale e niente, ognuno deve fare il massimo per cercare di portare acqua al suo molino e cercare di salvarsi. Secondo me puoi giocare ancora fino a 50 anni. Massimo. Secondo me puoi giocare così ancora fino, non dico 50 anni, però 45 sì, dai. No, è una cosa che ho deciso già da un po', poi i dolori si fanno sentire dopo le partite, dunque è meglio smettere. Facciamo una cosa simpatica, Massimo, una promessa che ho fatto a Edoardo Masciangelo. Io lascio il microfono a Ugo Campagnaro, tieni Ugo, fai tu un'intervista a Edoardo Masciangelo, io okay. Mi metto qui ad ascoltare, faccio il Max Mucciano. Io vorrei chiedere innanzitutto cosa ha sentito quando andava a calciare il rigore, se aveva paura o era nervoso. Papi, lo sai che la serenità che mi hai trasmesso tu in questa stagione, la convinzione che mi hai fatto avere di me, mi ha reso la cosa più semplice. Onestamente ho pensato che ce la potessi fare e di poter gioire con la squadra, quindi è stato dura, però poi è stato bellissimo. Perfetto.